Buongiorno a tutti, benvenuti a questa diretta streaming. Dei sub si immergeranno negli scantinati dell'istituto e vedremo insieme a voi che cosa scopriremo di questa giornata così particolare. Abbiamo qua degli ospiti, partiamo con la preside. Com'è questa? È emozionata? Moltissimo, e la cosa veramente bella è che questo momento nasce in realtà dai festeggiamenti del 150esimo, quindi siamo qua per ad esito di un festeggiamento. E l'altra cosa interessantissima e bellissima è che anche questo nasce da una iniziativa, da una curiosità grande degli studenti che, preparati dalla professoressa Antonini per la visita a palazzo, hanno scoperto questi spazi, abbiamo visto quest'acqua e da qua poi c'è stata una sorta di, no, cerchi concentrici sempre più grandi, per cui un ragazzo col brevetto da sub ha messo in mezzo il suo papà, l'intera associazione Nautilus, protezione civile, insomma, quindi è stato veramente una, così, un evento corale, ma che nasce dal 150esimo dell'istituto. Assessore Vaggio, anche a lei una considerazione su questa giornata. E come diceva la preside, ricade nei 150 anni del liceo classico, per noi un anniversario importantissimo. Oltretutto lo scorso anno erano i 150 anni dell'Unità d'Italia, quindi l'importanza della storica di questo istituto e soprattutto di questo edificio che non smette mai di stupirci. Massimo Macri, hai messo in moto una macchina che sembrava un gioco, invece è risultato una macchina molto imponente. Sì, perché quando ho messo insieme in realtà la professionalità e l'impegno degli amici della Nautilus insieme alla curiosità e al piacere di conoscere questo edificio della nostra preside. Quando ho parlato di questa iniziativa agli amici, appunto ai subacquei esperti della Nautilus, loro si sono subito messi a disposizione per compiere questa iniziativa, e parlandolo con la preside dopo le prime titubanze giuste per la sua responsabilità, insomma anche dell'istituto, abbiamo iniziato pian pianino a costruire questa iniziativa ed oggi siamo qua. Abbiamo il signor Tranquillo, che è responsabile dei sub. Andiamo tranquilli, sì? Sì, io sono il presidente dell'associazione Subacquea Nautilus, che questa mattina si accinge a fare questa bellissima esperienza. Ringrazio ancora di nuovo la preside dell'istituto e tutte, diciamo, le autorità che ci hanno permesso di poter fare questa iniziativa. Come potete vedere, questo è il lato emerso di queste cantine. E si vedono benissimo i recenti lavori di restauro che sono stati fatti sul palazzo. Questo, come potete vedere, è l'ingresso in un'ulteriore stanza e penso che a questo momento dovrebbero essere... Ecco la data che potete vedere, 1667, 166 si legge bene, 16667. Quindi questa iscrizione sulla parete ha qualche annetto. Siamo in compagnia del nostro speleologo subacqueo, che è appena uscito fuori dalla cisterna qui sotto al liceo. Un primo briefing dopo questa ispezione. Allora, il briefing sono due stanze. Sono due stanze, una di 3 metri per 2, un'altra più piccola, saranno circa 2 metri quadri. E praticamente c'è uno scivolo all'esterno, come abbiamo visto dalle riprese. La volta è crollata e ci hanno fatto il pavimento sopra, sicuramente un'aula o qualcosa. E comunque nasce non come cantina, ma come abbiamo visto... Come carbonaia. È una carbonaia, non è nata come una cantina. Okay. A posto. E quindi avete ritrovato un poco, purtroppo, qualche bottiglia e una tavola? Sicuramente il sotto... I sedimenti sono la volta crollata, penso. Infatti si vedevano... Abbiamo visto sotto il materiale di risulta, è tutta la volta crollata, come avete visto dalle riprese che ho fatto. La data... La scuola comunque poggia sul solido terreno, non è tutto vuoto sotto, come si era annunciato. La data della tavola era? No, l'iscrizione era 1661, penso. Era un'iscrizione su un muro
sullo scivolo lì del carbone. Concludiamo questa giornata molto particolare qui all'Istituto con la Privacy dei Galassi, la vediamo un pochettino più tranquilla rispetto all'inizio della nostra diretta. Una sua impressione a conclusione della giornata? Allora, è stato assolutamente molto emozionante vedere cosa veramente ci fosse dentro, e c'è questo bellissimo ritrovamento dell'iscrizione 1667 e la professoressa Antonini, che è in effetti l'autor di tutto questo, perché in effetti tutto nasce dai suoi studi, mi sta dicendo che questa iscrizione molto probabilmente coincide con il momento di acquisto di Palazzo Toni, e quindi è probabilmente proprio in quel momento che è stata incisa questa iscrizione, quindi anche soltanto questo è veramente un grande ritrovamento. Peraltro è stato molto interessante vedere, insomma, come a conferma di quanto i tecnici della provincia ci avevano detto, le fondamenta sono assolutamente solide, quindi è un'ulteriore conferma di questo. E poi è stato molto interessante vedere l'opera dei sub della Nautilus, perché a differenza di quanto il presidente Tranquillo diceva, io non ero affatto preoccupata, perché no, seriamente, perché so che c'è una grande professionalità, e in effetti nel corso della conferenza di sabato scorso ci avevano assolutamente tranquillizzato. Poi ripeto, c'è una capacità di fare assolutamente notevolissima, e naturalmente ringrazio il dottor Magri, perché veramente è nato da un grande concorso di persone, di ragazzi, di docenti, di genitori, di associazioni. Abbiamo anche visto che ci sono, come dire, reperti assolutamente recentissimi, ma questo fa un po' parte dei lavori di ristrutturazione, per cui insomma materiali di risulta viene, da come ho capito, scaricato insomma negli spazi residui. E adesso sarà interessante sentire da Chiara lì, perché io effettivamente dal video ho avuto la percezione dei vari particolari, ma poco della visione d'insieme, che cosa ci diranno proprio degli spazi, dei locali. Da come ho sentito sono due grandi locali di circa 55 metri, ecco, e non quindi come si pensava inizialmente, no? Una serie di vani differenti. Peraltro ho visto anche delle strutture murarie, quindi probabilmente le cuscine erano realizzate direttamente in fondazione, non saprei. Però ecco, attendiamo, ecco, questa serie di informazioni proprio strutturali che in effetti non conosceva nessuno. I telespettatori hanno già ascoltato l'intervista del sub appena riemerso dalle acque che abbiamo mandato pochi minuti fa. Noi ringraziamo tutto lo staff e chiudiamo qua la nostra diretta. Grazie a tutti.